Nel pannello posteriore troveremo il collegamento per l'alimentazione di rete, le varie indicazioni di attenzione per l'utilizzo corretto dell'amplificatore, l'ingresso per la pedaliera VFS5, che è questa, e un attenuatore di potenza generale che ci permette di far lavorare al massimo la parte di preamplificazione dove è inserito anche il master, eccetera. Vediamo ora come funziona la pedaliera VFS5. Possiamo richiamare il banco tramite lo switch bank. I canali tramite gli switch canale 1, canale 2, canale 3, canale 4. Inoltre potremmo cambiare la velocità tap premendo a tempo sullo stesso switch del canale selezionato. Quindi, se ad esempio abbiamo il canale 4 selezionato del banco rosso, premeremo sul canale 4 e vedremo cambiare la velocità. La variazione ovviamente sarà applicabile a tutte le velocità o i ritardi del delay, le velocità, diciamo, delle modulazioni e i ritardi del delay. Un altro aspetto importante dell'utilizzo della VFS5 è che potremo, nella modalità manuale, attivare o disattivare determinati effetti. Con il 2 cambieremo sempre il valore del tap tempo, con il 3 metteremo in bypass l'effetto, e adesso, per sentire meglio la differenza, con il 4 manderemo a 0 il valore del reverb. Thank you.